All'oratorio di San Rocco, in via Santa Lucia a Padova, fino al 27 gennaio, l'ottava edizione di Pensieri Preziosi all'interno della rassegna RAM del Comune di Padova. L'esposizione di un centinaio di gioielli permette in questi giorni di conoscere, apprezzare e indagare la cultura di sei artisti orafi provenienti dall'Estonia, appartenenti al gruppo Castle in the Air, aventi in comune l'insegnamento di Kadri Malk e gli studi all'Accademia d'Arte di Tallinn. It's a great honor to be here. And a couple of years ago, when I visited the first time the cathedral or the oratorio, I realized that we have to be quite humble and modest in our expressions because of the surroundings we have around us. They are so expressive that the exposition should be as quiet as possible. L'assessore Andrea Colasio ha ricordato l'obiettivo della rassegna, che è quello di approfondire lo sviluppo dell'oreficeria artistica contemporanea, italiana e internazionale. Ma diciamo che a Padova esiste, molto conosciuta, una scuola ormai che ha acquisito rilievo internazionale, la scuola orafa padovana, che affonda le sue radici al Modigliani, con Pavan, Pinton, Babetto, e che ha epigoni importanti, penso alla Zanella e ad altri fondamentali artisti padovani. Diciamo che qui il gioiello è un'opera d'arte, non è più un oggetto di produzione seriale, ma ogni singolo pezzo è un mix tra creatività, dimensione concettuale, uso dei materiali. Diciamo che grande merito della scuola padovana è stato quello di essere in grado di rappresentare Padova, per esempio a Monaco, nelle più alte sedi dove si racconta appunto l'esperienza del gioiello contemporaneo. La curatrice della rassegna, Mirella Cisotto Nalon, nell'inaugurazione della mostra, ha sottolineato i concetti che stanno alla base dell'operare di questi artisti, una dimensione sacrale, atemporale e fortemente simbolica all'oggetto creato. Le pietre sono per questi artisti, come si può notare anche vedendo questi meravigliosi oggetti, qualcosa di magico, di simbolico, quasi apotropaico. Una mostra da visitare assolutamente e consiglio anche la lettura del catalogo perché permette di entrare in maniera più approfondita nella filosofia di questi artisti che sono non solo artisti straordinari ma sono anche delle bellissime persone. Nelle loro opere questi artisti esprimono liberamente se stessi, il proprio pensiero e l'esperienza di vita. Il gioiello diventa mezzo di comunicazione senza parole, rivelatore e dissimulatore. I like very much organic materials like wood and also like seashells and bone. So I think the materials are very important for me and I like soft materials. Pensieri preziosi, la poetica magia della scuola orafa di Tallinn, fino al 27 gennaio all'oratorio San Rocco di Padova.